Bene, signori, allora diamo vita a questo secondo panel, ovviamente più tecnico, più dedicato proprio alla questione, agli aspetti terrestri, al riequipaggiamento del nostro esercito con strumenti terrestri nuovi, parliamo di mezzi corazzati, e ovviamente lo facciamo con i maggiori esperti in ambito industriale di questi progetti, di questi programmi che sono già in corso. Vi ricordo che è stato già approvato nel DPP l'acquisizione di un buon numero di carri armati Leopard 2 A8, 130 in versione da combattimento, un po' di più in varie versioni di supporto. Si parla di un programma per veicoli da combattimento cingolati per la fanteria, cioè quelli che accompagneranno i nuovi carri armati, di 600, forse 1000 esemplari addirittura, su cui su entrambi i programmi ci sono, c'è un po' di confusione perché il dibattito è acceso sia sul veicolo da combattimento sia sulla definizione. Poi Lorenzo Mariani, con direttore di generale di Leonardo e anche l'amministratore delegato di Rheinmetall, Alessandro Ercolani, ci spiegheranno meglio i dettagli. Mi pare che ci siano ancora delle incertezze, almeno la stampa parla di queste incertezze rispetto al programma Leopard. Diciamo che l'esercito ha la necessità di rinnovare un parco corazzato che è vecchio e che è stato considerato però, non dico superfluo, ma non di prioritaria necessità per il suo aggiornamento per molti anni, perché, come diceva prima il collega Di Feo, nei 20 anni in cui siamo stati impegnati per lo più in operazioni asimmetriche, la componente artiglieria e la componente corazzata erano considerate marginali, addirittura a volte scomode, perché politicamente diventava difficile schierarle in missioni che venivano precisate, definite come missioni di pace. Oggi il conflitto convenzionale in Ucraina ha cambiato profondamente le cose, ci sono valutazioni anche di vulnerabilità. Questo conflitto ha messo in luce la vulnerabilità dei grandi mezzi, no? Dal carro armato all'incrociatore in mare, quindi l'impiego di sistemi pilotaggio remoto, l'avvento anche dell'intelligenza artificiale nella gestione di questi mezzi sta mostrando, come è già successo in passato nella storia militare, che strumenti del costo di poche migliaia di euro possono mettere fuori combattimento, non dico distruggere, ma mettere temporaneamente fuori combattimento sistemi che costano milioni di euro, se non centinaia di milioni, se parliamo di una nave da combattimento, insomma. Quindi su questi temi terrestri l'Italia si sta muovendo, ha cominciato con l'aggiornamento degli Ariete, dei vecchi carri Ariete alla versione C2. Qualcuno l'aveva definito i soldi buttati, servono soldi che servono soltanto a far avere un po' di fatturato a Leonardo, ti ricordi quando usciva? In realtà anche qui, se guardiamo la guerra in Ucraina, ci accorgiamo che questa guerra si combatte sì con i T-90 delle ultime versioni, con gli Abrams non proprio delle ultime, ma si combatte soprattutto con i vecchi T-72 aggiornati e modernati che i russi hanno tenuto nei magazzini, adesso li portano in officina, li aggiornano con i sistemi imbarcati, nell'elettronica, e quindi ci rendiamo conto che noi, come tutti i paesi della NATO, che ci siamo abituati per tanto tempo a inserire nei ranghi nuovi mezzi, buttando quelli vecchi magari in un deposito all'aperto dove marcivano, avremmo fatto meglio forse a tenerli in qualche capannone sotto naftalina, perché poi quando c'è la guerra tutto serve e tutto si può aggiornare. E allora io su questo, cominciando proprio dall'ingegnere Mariani, volevo chiedergli se l'ammodernamento di questa componente di veicoli dell'esercito italiano, che oggi è basata sui carri Ariete e sui Dardo, che hanno fatto, forse i Dardo erano già vecchi quando entrarono in servizio, probabilmente come concessione, ma si sono distinti in Afghanistan, è una necessità che è imposta certo dall'obsolescenza dei mezzi in servizio, ma anche dalle lezioni che stiamo apprendendo dal conflitto in Ucraina. Allora, quali sono oggi le opzioni sul tavolo, anche alla luce della cooperazione europea e anche di questo rapporto sempre più stretto fra Italia e Germania a livello industriale? Su questo vorrei prima l'ingegner Mariani, ma anche poi l'ingegner Ercolani, sentire un po' la vostra valutazione. Prego. Grazie. E allora io cercherò di rispondere alla articolata questione partendo un pochettino anche da quello che abbiamo sentito al panel precedente, che secondo me in maniera particolarmente efficace ha settato l'ambiente. Diciamo, mi rifaccio a quello che diceva De Feo prima sui conflitti.
Noi in effetti in questo momento, poi l'ho già detto in un'altra occasione, sentiamo sempre parlare di due, tre conflitti, tensioni, ma in realtà ce ne stanno svariate decine. Di molti non sappiamo niente, di molti magari Sudan, certo, Sudan diciamo che secondo me fa parte dei 10 più conosciuti, ma le diverse decine effettivamente ci manca probabilmente anche, parlo anche dell'industria, poi un vero e proprio ritorno come invece stiamo avendo in maniera maggiore dai conflitti quelli più noti, come primo fra tutti l'Ucraina. In parallelo, l'altra cosa che a noi come industria ci tocca molto da vicino è che comunque il mondo sta andando avanti molto rapidamente, siamo in presenza di una rivoluzione digitale, tecnologica, si parla molto di intelligenza artificiale, di cloud, di altre tecnologie, ma sempre di più queste pervadono i prodotti. Io osservo due cose, parto da una considerazione che ha un piccolo flavor anche politico, rifacendomi a quello che dicevi tu al panel precedente. In particolare è vero che in Italia probabilmente la guerra non è sentita come in altri paesi, noi abbiamo contatti molto stretti anche attraverso, diciamo, il filone industriale, con Germania, con Polonia, noi come Leonardo abbiamo 3.000 persone in Polonia e effettivamente il fatto di essere più vicini cambia il mondo. Questa è una banalità, ma ce lo dobbiamo ricordare, perché effettivamente poi un conto è avere a 200 km, un conto è averli a 4.000, 5.000, anche se poi potrei dire che il tema del Nord Africa noi ce l'abbiamo a 200 km uguale e spesso ce lo dimentichiamo, però questo, diciamo, non voglio aprire un discorso essa a parte. Comunque l'effetto principale che noi vediamo come industria sui requisiti a seguito appunto del conflitto, principalmente Ucraina, diciamo, è accelerazione di alcuni requisiti che in precedenza io non esito a definire negletti. Negletti anche dall'industria, per carità, perché io poi sono dell'idea che il requisito proviene sempre dall'utente, però l'industria poi ha un ruolo nella maniera in cui segue il requisito che viene presentato dall'utente, ha un ruolo anche a volte nel mettere tecnologie e soluzioni sul tavolo che non può, diciamo, polarizzare più di tanto il requisito, ma sicuramente lo può aiutare. Beh, negletto tutte e due le parti. E ne vedo tre, che metto sul tavolo così e arrivo al nostro discorso di oggi. Sicuramente tutto il mondo dei droni, non dei droni oggi, di gran moda, se ne parlava pure prima, però oggi se ne parla in maniera secondo me un pochettino più urgente e concreta. La difesa aerea, missilistica, con il buon ingegner Cossiga che abbiamo combattuto, diciamo, già prima dell'Ucraina, per far capire che quanto fosse negletto questo requisito in Europa. In presenza poi di un campione come MBDA, che quindi già 20 anni prima aveva creato quella che è la collaborazione di cui poi arriviamo a parlare adesso anche per i mezzi terrestri, e poi proprio quello dei mezzi terrestri, in particolare mezzo corazzato e cingolato, corazzato barra cingolato. Allora, io i due punti che vengono spesso ci vengono messi sul tavolo e che anche noi percepiamo come fondamentali sono la quantità e l'urgenza. Quindi, per questo vale per tutti e tre, cioè missili, droni e mezzi corazzati. Sicuramente la quantità, perché ne servono dei numeri importanti, e sicuramente l'urgenza, perché servivano ieri, perché adesso ci accorgiamo che servono ieri. Farò una breve parentesi, se tu mi consenti, anche sul 2%, perché secondo me ha un perché. Quello che noi mettiamo in più su questa cosa è che secondo me non bisogna limitarsi a dire va bene, abbiamo perso del tempo, adesso va recuperato con quello che c'è. Io non confonderei il tema del gap filling con il tema di riprendere veramente un dominio di questo settore. Faccio esempi. Ovviamente quello a cui facevi riferimento te è girato il filmino del famoso carro distrutto dal drone. Da pochi euro, che era poi aiutato da un sistema di designazione basato satellitare, anche quello pubblicamente disponibile. Non è esattamente così, però diciamo che il racconto è questo. E sicuramente ambiente elettromagnetico compromesso, questo l'abbiamo sperimentato. Abbiamo mandato dei mezzi a fare delle prove, in particolare di munizionamento guidato. E
posso dire che l'ambiente elettromagnetico compromesso è un tema serissimo. Non l'avevo mai provato prima. Sicuramente, e fa parte di questo ambiente elettromagnetico compromesso, il GPS denied. GPS dato per scontato? Non lo è manco per niente. E quando non c'è, sono dolori veri. Attracchi di droni di massa, adesso non faccio riferimento sia all'Ucraina che ad altre situazioni, pure questi si narravano, si facevano simulazioni, ma non è che ne avevamo visti poi tanti. E necessità poi per informazione disseminata in modo diverso, ma più efficace, quindi reti, anche queste soggette poi alla disponibilità, e strike di precisione. Queste secondo me sono delle indicazioni che ci dobbiamo portare dietro quando pensiamo al carro, diciamo pure al carro del futuro. Poi veniamo a cos'è il carro del presente, perché secondo me non dobbiamo dimenticarci il carro del presente per parlare del carro del futuro. Quindi due esigenze, secondo me, produzione di massa e tempi e nuove tecnologie e ancora una volta tempi. Il tempo sicuramente è l'elemento in comune. Questo volevo rassicurare che l'industria l'ha capito benissimo, benissimo, e ci stiamo applicando perché ovviamente questo venga soddisfatto. Però ripeto, produzione di massa da un lato e tecnologie dall'altro. Salto un momento al tema della collaborazione. L'Italia, secondo me, ha una tradizione di collaborazione, anche perché quello che diciamo prima, America, Europa, ma molto semplicemente l'Europa spende una marea di soldi, ma se li spende in 20 piattaforme e l'America spende in 4, alla fine, anche se è un discorso un po', diciamo, da mercato della frutta, alla fine ogni piattaforma beneficia di un investimento che è molto inferiore rispetto a quello che succede dall'altra parte e di conseguenza viene fuori un sistema che tipicamente non funziona meno bene, ha una readiness produttiva diversa, non riesce a farlo evolvere, non riesce a esportarlo. Le quantità del singolo committente pesano. Allora, se il singolo committente è l'Italia, è un conto. Se il singolo committente è la somma di Italia, Germania, Francia e magari pure Inghilterra, fa una differenza. MBDA nasce, io lo dico sempre, da 4-5 realtà che bene o male facevano tutte perdita o oscillavano sullo zero. Oggi non esito a dirlo come presidente di MBDA Italia, è la società più redditizia della difesa d'Europa probabilmente. Allora, perché? Perché si sono messi tutti insieme, fondamentalmente, sono riusciti a fare gli ASTER per tutti, i GAM per tutti. Questa è poi la ricetta. Però torniamo a noi. Collaborazione, quindi collaborazione sicuramente per questi requisiti è un must. E hai detto bene, l'orientamento italiano è stato sin da subito, anche come industria, perché non posso parlare poi né della politica né dell'utente, ma come industria noi subito ci siamo rivolti a una collaborazione italo-tedesca per delle competenze che indubbiamente esistono nel mondo tedesco da sempre su questo. Faccio una piccola parentesi sulla collaborazione perché è facile auspicarla, ma perché sia di dignità, bisogna mettere sul tavolo un altro paio di temi che riassumo in uno per tutti. La collaborazione deve essere fatta tra forze, che abbiano pari dignità, altrimenti la collaborazione di per sé non è di pari dignità. Punto e basta. E siccome io sono industria, dico, la mia industria deve essere forte per poter collaborare. Se io sono debole, non si chiama collaborazione. Si può chiamare offset, si può chiamare trasferimenti di tecnologia, si può chiamare fai un'ala o una ruota perché devi farla, ma non si chiama collaborazione. Quella non è collaborazione. Almeno dal punto di vista industriale. E quindi bisogna avere i soldi. Bisogna avere i soldi. Il tema del 2% è fondamentale, fondamentale. Io personalmente, e qua mi abbandono a una considerazione che non è soltanto industriale, credo che se non arriveremo rapidamente al 2%, saremo marginalizzati, sicuramente a livello industriale, temo anche a livello militare e io credo a livello politico. Perché questo, per darvi la dimensione del problema, fino al di là del famoso 2% che poi si misura sul PIL e ti produce quanto si spende in generale in difesa, io parlo di procurement poi alla fine, la procurement che è quindi un terzo o qualcosa del genere di tutta la spesa totale. Oggi l'Italia spende, che ne so, 8 miliardi e qualcosa, ci sono stati anni in cui ha speso meno di 5 miliardi, mentre la Francia,
la Germania, l'Inghilterra e altri paesi ne spendevano 15, 18. Allora, come si può pensare oggi di trovarsi senza un adeguamento importante e senza un po' di tempo a disposizione a fare collaborazioni paritetiche? Infatti, guarda caso, MBDA e la collaborazione sullo spazio abbiamo fatte 20 anni fa, prima che ci fossero le riduzioni di budget importanti, guarda caso. Arrivo pure ai carri, perché tanto ci si arriva per approssimazioni successive e mi taccio rapidamente. Quindi, insomma, il 2% metterebbe sul tavolo ulteriori 11-12 miliardi alla spesa della difesa, dei quali la maggior parte andrebbero sul procurement e quindi cambierebbero totalmente anche la percezione che avrebbero gli altri, quelli che devono collaborare ai nostri confronti. E faccio un esempio: l'interesse con cui Germania, Francia e altri paesi hanno guardato a due cose: il GCAP, che guarda caso è finanziato con svariati miliardi, e i programmi terrestri, che grazie al nostro ministro sono effettivamente finanziati in maniera importante, perché 10 miliardi sono circa, voto per pieno, spendibili, e ce ne saranno altri 10, perché poi non è che ci si ferma a metà. Quindi questo è un elemento chiave. Vengo al tema del oggi e del domani. Ariete, io feci parte del dibattito insieme ai nostri utenti, sul dardo e fummo tutti d'accordo sul fatto che non bisognava metterci mani sopra, non era opportuno, parlo dei tempi di Forza NEC, che quindi non era un oggetto su cui valeva la pena investire, quindi siamo correi su questo qua. Adesso non voglio giudicare se si poteva fare o no, dico fummo tutti d'accordo. Come tutti siamo stati d'accordo nel momento in cui abbiamo dovuto proporre invece un ammodernamento significativo e tecnologicamente importante, perché vi ricordo che è un ammodernamento tecnologicamente importante per l'Ariete C2, che adesso diciamo parla anche di un Ariete C3, che aumenta una delle capacità che sono risultate anche dal campo più importante, che è quella dell'autoprotezione. Quindi effettivamente l'Ariete, l'importante è dargli, a mio giudizio, due cose. Una è la rapidità, nel senso dobbiamo sbrigarci a portarlo nelle mani del nostro utente. E qui un po' di cenere sulla testa, ma lavoriamo. La seconda è capire che è un gap filler, quindi che per non fare gli stessi errori fatti in passato, noi dobbiamo impostare oggi quello che ci serve tra 5 anni ed avere il gap filler che duri 10 anni, che quindi ci prenda sia per questi 5 anni in cui non c'è nient'altro, e sia per i 5 anni che serviranno a mettere veramente in tiro una macchina del futuro. Macchina del futuro, e qui mi introduco, poi lascio anche all'amico Alessandro. Noi sin dall'inizio abbiamo impostato questa collaborazione in modo estremamente aperto, cioè guardare effettivamente quello che c'è sul mercato, e sul mercato non sono decine i prodotti sia per l'MBT sia per l'IFV che possono essere candidabili, si parla di due o tre, si parla di un Leopard, si parla del Panther, si parla per l'IFV del Lynx, del CV90, di un Boxer Tracked, quindi poche, poche unità, e vedere per tutti veramente un fattore innanzitutto tempo prestazionale. Perché questo secondo me è l'elemento chiave, cioè in quanto tempo si porta questo oggetto ad avere veramente le prestazioni, tenendo conto che le prestazioni non sono solo mobilità, è anche nuove tecnologie. I carri devono essere NGVA predisposti, devono essere digitalizzati, devono avere sopra delle ottiche digitalizzate, devono avere sopra delle radio di nuova generazione, software radio che consentano l'operazione multidominio. Se no, questo poi ce ne accorgiamo fra 3 anni, quando scopriamo che magari pure il tanto blasonato Leopard a oggi non è un carro digitalizzato, perché non lo è. Non lo è. Noi stiamo facendo un elicottero, il 249, che è tutto digitalizzato, domattina non ci parla perché non è digitalizzato ed è fatto pure da qualcun altro che di conseguenza per digitalizzartelo ti chiede 10 anni e un sacco di soldi. Quindi queste sono poi le riflessioni che a livello industriale stiamo facendo e sicuramente questi aspetti, nuove tecnologie, digitalizzazione, capacità di operare multidominio, le stiamo mettendo sul tavolo in maniera forte, anche nelle discussioni che abbiamo avuto anche con gli amici di Rheinmetall, perché queste sono quelle che poi produrranno veramente un prodotto in collaborazione che per il futuro faccia contente le industrie, faccia contento anche più utenti, non soltanto l'utente italiano, il nostro è doveroso, è sempre nella nostra testa come primo della lista, ma non c'è solo lui, perché noi campiamo 50% di export, quindi dobbiamo fare cose buone per loro, perché queste siano accettate anche dagli altri, e ovviamente rispondano poi a una readiness necessaria,
senza dimenticare il supporto logistico negli anni, per eventuali conflitti che potrebbero esserci da qua ai prossimi 15-20 anni. Grazie. E così mi hai bruciato anche la seconda domanda, che era quella: quali caratteristiche dovrebbe avere oggi un veicolo? Però tutte e due le passo subito all'ingegnere Ercolani per le sue valutazioni. Tutto grazie per l'organizzazione, l'invito, la grande partecipazione. Allora, la domanda è complessa perché poi tocca tre punti: rinnovo dei carri, cooperazione europea e cooperazione con la Germania. Provo velocemente, diciamo, a mettere alcuni punti di vista. Lezioni, parto da lezioni all'Ucraina. Se l'onorevole Cesa diceva il 24 febbraio, io invito a leggere il discorso di Scholz il 27 febbraio, perché la fa capire le sensibilità di ogni Stato rispetto a quell'evento. E poi si richiamava anche, diciamo, l'amico De Feo sulla consapevolezza, diciamo, di certe, come dire, posture degli Stati rispetto, dei governi rispetto alla cultura della difesa. Lezioni Ucraina, ovviamente carri armati, diciamo, dardo e rete sono, come dire, non sono obsoleti, sono inadeguati, ma non perché sono macchine progettate 40 anni fa, che sono state pensate e aggiornate perché all'epoca le minacce emerse in Iraq, in Afghanistan erano minacce dal basso, le famose IED, esplosivi dal basso. Insomma, chi è esperto, come dire, di veicoli sa che l'Italia stessa è stata, come dire, fautrice di architetture in cui si progettava con l'ince rialzato, i sedili non erano incollati al pavimento, ma incollati, diciamo, al tetto per evitare le vibrazioni dal basso. C'era la famosa struttura d'H, che è stato un brevetto, diciamo, italiano degli assali. Quindi l'Italia è stata, come dire, capofila tecnologica di poi una progettazione rispetto a delle minacce. Oggi le minacce vengono dall'alto, quindi i carri armati che prima non vedevo in alto, ora devono proteggersi prettamente dall'alto. Difesa aerea, ovviamente, Lorenzo ha già ampiamente, come dire, detto quanto l'Ucraina, la situazione abbia fatto emergere questa necessità della difesa aerea. Sui munizionamenti io vorrei dare un numero in più. Stati Uniti, Europa, prima della guerra in Ucraina, avevano una produzione annuale complessiva di 155, di circa 500.000 colpi l'anno. Primo anno in Ucraina se ne sono stati più di 1 milione. Ora, per darvi numeri, ma noi come altri, il gruppo Rheinmetall l'anno prossimo produrrà da solo 1 milione di colpi di 155, solo Rheinmetall. Thales o Nexter o tutti gli altri faranno uguali. Questo per dire quanto la situazione ucraina ha portato a un ridisegno di priorità industriali e ridisegno di filiere. Immaginate che vuol dire fare 1 milione di colpi, vuol dire comprare polveri per 1 milione, fare nuove filiere, fare delle strutture meccaniche. Quindi questo ovviamente ha un impatto industriale devastante. Ovviamente, diciamo, e quindi carri armati, lezione ucraina, difesa aerea, lezione ucraina, munizionamento, difesa ucraina, diciamo lezione all'Ucraina, ultimo, la combinazione dell'utilizzo di tecnologie miste. Cioè, quello che è successo con Starlink, in cui a un certo punto si sono, come dire, si accendevano, si spengevano, come diceva anche Lorenzo, i GPS, è una cosa che ha una valenza operativa epocale. Tra l'altro, una corporazione, un privato, che detiene l'utilizzo di una capacità tecnologica che diventa un assetto strategico per delle operazioni militari. È una combinazione privato-pubblico, privato-stato, privato-militare, che è, diciamo, come dire, è unica nella storia, diciamo, come dire, delle esperienze, come dire, di guerra. Passo alla cooperazione europea. Se non c'è la difesa europea, c'è l'Europa della difesa. Se c'è l'Europa della difesa, vuol dire che ognuno si fa la propria difesa. Se ognuno si fa la propria difesa, come diceva di nuovo, diciamo, Lorenzo, la percentuale di PIL ha un'incidenza incredibile perché chi mette più soldi ha più muscoli, chi ha più muscoli vince. Quindi questa non è solo, come dire, un nice to have, diventa un obiettivo per l'Italia che tra l'altro invece esibisce una delle industrie di difesa più complete, come dire, sulle dimensioni spazio, aeronautica, navale e terrestre. Diciamo, solo la Francia ha degli assetti compatibili. Tra l'altro, e ora passo anche alla Germania. Sapete che il 95% delle aziende italiane hanno meno di 15 dipendenti,
la Germania è quasi l'opposto. In realtà sul mondo difesa, diciamo, la difesa italiana è molto più grande di quella tedesca. Questo vuol dire che, devo, insomma, dire, politicamente c'è una storia che ha fatto sì che la difesa italiana avesse un livello di aggregazione industriale tanto da competere con le più grandi industrie, anche in paesi dove invece tutto il resto delle industrie sono 100 volte superiori, diciamo, alle dimensioni italiane. E questo è un peccato perdere questo assetto, perché poi in contesti NATO, in contesti europei, sono dei punti di forza. Passo, diciamo, alla cooperazione tedesca, che è l'ultimo punto asse Italia-Germania. Per, diciamo, dire, provare anche a fare una sintesi fra tutti, utilizzo uno schema, un modello che poi si usa spesso per valutare la national power, il DIME, quindi Diplomacy, Informational, Military Economy. Però la information la facciamo diventare industria. Allora, Diplomacy, Italia e Germania l'anno scorso hanno firmato un trattato. C'è un action plan, immagino che, diciamo, le commissioni parlamentari se ne occupano. Non è un trattato del Quirinale, ma era come dire, un primo, diciamo, esperimento di avvicinare i due stati su diciamo, un dialogo diplomatico importante. C'è un action plan, ogni 1 o 2 mesi le commissioni militari, le commissioni, diciamo, a vari livelli si incontrano, e il tema difesa era uno degli aspetti, diciamo, centrali. Industria. Di nuovo cito oggi spesso Lorenzo, ma ha detto già tutto lui, le industrie italiane e tedesche hanno già una probabilmente naturale complementarità per tanti aspetti. E tra l'altro è una di quelle situazioni, secondo me, diversamente in come può capitare rispetto alla Francia, dove invece le dimensioni francesi sono superiori a quelle italiane, dove la forza italiana può avere una sua leadership. Quindi naturalmente per programmi italiani che devono avere controllo italiano, che devono avere una leadership italiana, la Germania viene probabilmente, naturalmente, come un partner più, come dire, naturale. Le industrie in questi contesti hanno un peso. Ora, visto che qui ci sono in sala super esperti della Seconda Guerra Mondiale, per ogni carro tedesco la Russia ne faceva 8 di T-34. Quindi, di nuovo, diciamo, lì la dimensione industriale è stata uno degli aspetti che chiaramente ha determinato un esito rispetto, diciamo, all'altro. Militare, quindi industria, la M. Allora, diciamo, ci sono, come dire, teorici che dicono che il multilateralismo è un tavolo a più gambe. Ora, dal punto di vista militare, oggi noi abbiamo una gamba che è Stati Uniti-Inghilterra per l'aeronautica, c'è cioè in qualche modo una gamba francese per la parte spazio e marina, per la parte terrestre probabilmente ha senso inserire un'altra gamba, dove proprio per il multilateralismo la Germania può avere una sua, diciamo, giusto Italia guardi alla Germania, ha come bilanciamento di relazione e come, diciamo, complementarità su una tecnologia, quella terrestre, dove la Germania storicamente ha sempre mantenuto una grandissima attenzione, mentre chiaramente ha perso sulla dimensione aeronautica, ha perso sulla dimensione spaziale, ha perso su altre dimensioni. Quindi, diciamo, di nuovo guardare alla Germania probabilmente è una, diciamo, dimensione interessante. Economia, la finale. Diciamo, essendo anche membro della Camera di Commercio Italo-Tedesco e Consiglio di Amministrazione, allora, il primo partner commerciale dell'Italia è la Germania. Tra l'altro quest'anno, 2023, vado a memoria, mi sembra 170 miliardi di bilancia commerciale, il secondo paese è la Francia con circa 90 e poi gli Stati Uniti con circa 60, tanto per darvi dei numeri di sbilanciamento. La cosa più bella è se uno va a vedere dentro, i 170 sono paritetici fra import e export, cioè vuol dire che i due paesi hanno delle filiere interconnesse, quindi quanto noi esportiamo e quanto noi importiamo, che è sano, perché, come dire, fa capire che c'è una relazione commerciale molto importante. Non a caso, per chi, insomma, abita al nord, il PIL del Veneto, dell'Emilia e della Lombardia probabilmente sono basati su quei valori lì. La dimensione economica di questi programmi terrestri. Mi sembra che diciamo, dei pianificati siano 9 miliardi per il rinnovo delle flotte cingolate, per l'AICS e per la parte pesante, probabilmente altri 10 miliardi appunto, che traguardano, come diceva anche Lorenzo, diciamo, i successivi 15 anni. 20 miliardi probabilmente è la più grande impresa che mai le forze armate italiane hanno fatto, superiore all'F-35. Quindi questa sala si parla della più grande. Cosa?
simile alle fatiche Cioè, parliamo della più grande impresa industriale, militare, politica che l'Italia ha mai pianificato nella sua storia militare. Cioè, questo credo, e forse quindi faccio anche complimenti all'idea del convegno, solo questo ha senso parlarne tutti i giorni in ogni momento. Ed è bello che ci siano spazi poi sui quotidiani, perché appunto l'Italia si sta prestando a spendere dei soldi per la più grande impresa. Ma la più grande impresa, e torno un po' alle mode di tutto, ci siamo detti prima, non può non prevedere, come dire, non possiamo farlo in nascosto, perché non è che uno spende 20 miliardi ma non lo dice a nessuno, no no, ma, cioè, ci vergogniamo, no, perché poi diventa questo, diventa, allora, è chiaro che questo è un patto che, un patto industria-stato, è un patto politica-industria, è un patto militare-industria, perché si fanno, se poi andiamo, diciamo, tutti insieme, e quindi, diciamo, poi concludo, quindi, è chiaro che, ma non parlo come Rheinmetall, che se uno analizza proprio con schemi logici, la Germania oggi per questa impresa è il partner naturale. E lo è nelle condizioni in cui, di nuovo, se tutto rimane un'impresa italiana, con contenuto italiano, in una leadership italiana, che però, come dire, sia un cancello d'ingresso per quello che poi girare, lei ha evidenziato l'MGCS, perché poi nel rinnovo di questi carri non ci dobbiamo dimenticare poi quello che è l'obiettivo finale, anche perché ormai i carri, l'ultima lezione all'Ucraina, non sono più delle monadi in cui delle gente sale in questa macchina, perché sapete la storia, qua abbiamo anche il professor Breccia, uno dei più grandi storici, William Turrett nel 1915 li chiama tank perché erano dei serbatoi, dovevano essere memorizzati dagli inglesi, non a caso tank, serbatoi, erano macchine agricole in cui la gente saliva dentro e davano dei livelli di protezione, e sono rimasti così, cioè sono un po' più corazzate, un po' più armate, ma sono rimaste queste. Oggi il carro è una macchina ipercomplessa, ipertecnologica, connessa in tutte le dimensioni, con la parte satellitare, con la parte terrestre, quindi è un nodo di una rete che scambia informazioni e che fa delle operazioni. Cioè, tutto questo ha ovviamente una dimensione tecnologica operativa completamente diversa, e non lo possono fare delle industrie che non abbiano dietro delle spalle grandi in grado di assorbire investimenti, rischi, tecnologie. Quindi torno al punto, mi fa piacere, cioè, diciamo, oggi parte il Parlamento, il PIL, perché se uno non investe non riesce ad interpretare quel tipo di visione. Mi taccio. Grazie, grazie Alessandro. Io avevo un paio di domande ancora per voi che cercherei di raggruppare, intanto chiedendo a ognuno di voi, in un progetto come quello di cui abbiamo parlato, qual è il contributo di know-how che le vostre rispettive aziende pensano di poter fornire nei diversi campi della cellula e anche degli equipaggiamenti. Ma soprattutto mi interessa fare un po' un'analisi, un punto di situazione sul fatto che in Europa non mancano certo i progetti di studio per nuovi carri armati, no? Abbiamo tutti finanziati dalla UE, l'MGCS che è franco-tedesco, ma si è aggiunto adesso come finanziamenti recentemente anche il sistema, anche il progetto Marte che è a guida francese, e poi c'è l'FMBT che è invece, cioè, anzi, Marte guida tedesca e l'FMBT che è guida francese. Allora l'impressione è che in tutti e tre questi progetti di studio, chiamiamoli così, anche se l'MGCS è già più avanti perché è partito prima, la partita se la giocano francesi e tedeschi. E quindi noi dove andiamo e che tipo di scelte possiamo fare anche rispetto ai progetti che l'Europa sta finanziando in questo senso? Allora, direi ben condensate le due domande, cerchiamo di condensare anche le risposte perché poi sono collegate. E partirei dalla prima. Ovviamente il tema secondo me si apre su due tipi di contributi. Un contributo è quello, diciamo tra virgolette, hard, quello più
noto all'interno del mondo Leonardo, quindi Leonardo ha al suo interno Automelara. Automelara è ovviamente specializzata nel fare torri che contengono ovviamente equipaggiamenti che vanno dall'FCS completa, alla bocca da fuoco che viene fatta alla Spezia, alle camere elettroottiche che vengono fatte a Firenze, radio che vengono fatte a Genova, Pomezia, anche queste a Firenze. Quindi abbiamo all'interno, adesso ho banalizzato molto, e l'evoluzione della struttura della torre, ripeto, con l'aggiunta dei criteri del Bus Energy Way e quindi anche di una connettività molto più aperta rispetto a prima, ma protetta cyber, questo secondo me è proprio un elemento cardine di quello che noi vogliamo fare nel carro. Ovviamente questo non vuol dire che nel caso di collaborazione vogliamo essere quelli che fanno tutto, vogliamo anche poterlo condividere. Tante volte l'importante non è fare la cosa soltanto, ovviamente al suo peso, ma magari poterla veramente condividere in termini di competenze, di esperienze, di successive modifiche. Quindi su questo, in quest'area siamo molto aperti. Riteniamo, e spero che le mie parole non vengano malinterpretate, che esiste una competenza in Iveco. Ovviamente, noi parlo di Iveco soltanto in quanto siamo imparentati nel consorzio Iveco Tomelara. Vi ricordo il consorzio Iveco Tomelara tra noi e Iveco attraverso il ramo Tomelara, paritetico ma con Design Authority Leonardo per tutto ciò che è cingolato, Design Authority Iveco per tutto ciò che è ruotato. Quindi questi oggetti ricadono sotto la Design Authority di Leonardo. Iveco ha delle competenze importanti in trasmissione, motore, nella parte anche semplicemente di lavorazione dell'acciaio, che comunque sì, l'acciaio scarseggia, però serve pure chi lo sappia lavorare. Tant'è che i tedeschi molto spesso lo fanno lavorare in Grecia, per il Leopard, ricordo questo. Quindi l'altro elemento, il secondo, che secondo me tenderà a prevalere sempre di più andando avanti, è proprio quello, di ciò che consente di parlare di multidominio. E quindi interconnessione operativa completa tra ciò che si muove su terra, la terza dimensione. Parlavo prima dell'elicottero 249 che nasce inerentemente aperto alla connessione in rete, ma voglio dire, abbiamo anche una tematica sicuramente di sistemi aerei di sesta generazione che potrebbero avere comunque una connessione con questi. Sicuramente esiste una connessione abbastanza già studiata con il dominio navale. Per cui tutto questo aspetto, secondo me, è un secondo blocco che, tra parentesi, mi porta alla seconda parte della domanda su MGCS. Io MGCS non sono convinto che sia necessariamente una partita franco-tedesca. Sono convinta, torniamo a quello di che si diceva prima, sono convinto innanzitutto che francesi e tedeschi hanno deciso di parlarne prima, avendo forse più soldi da investire, più volontà di investire in un tema così hard come il carro del futuro. Proprio vi ricordo che di questo se ne parlava 5-6 anni fa. Quindi c'è un tema politico sicuramente tra Francia e Germania, ma c'è anche un tema che in Italia di queste cose non si parlava. Non si parlava proprio del carro 5-6 anni fa. Quindi è chiaro che questi hanno avuto un po' gioco più facile a creare un asse. Asse che comunque secondo me alla fine si risolverà su tre punti. Uno, sicuramente il punto politico. Secondo, il punto economico, perché queste imprese costano decine di miliardi. Quindi ognuna è come un F-35. E poi il terzo, quello che le singole nazioni possono mettere sul piatto, perché se io ho i soldi, ma non so fare le cose, alla fine al massimo sono un partner finanziario. Di conseguenza è importante, ancora una volta, distinguere le tre fasi del progetto. Gap filler, il carro che serve tra 3, 4, 5 anni e quello che sarà tra 15 anni, tra 20 anni, il vero carro del futuro, quello unmanned, quello multidominio, tutto quanto. Perché secondo me si arriverà al terzo soltanto attraverso maturazione di competenze e di capacità che possono nascere solo, o ci sono già, o possono nascere solo in questi 5 anni attraverso questi due progetti. Quindi Ariete ed MBT FV. Allora, parto dalla, cosa sappiamo fare noi.
e dove potremmo trovare le aree diciamo, di cooperazione. Allora, Dardo Ariete, appunto, sono stati progettati diciamo, circa 40 anni fa. È l'ultimo progetto di carro cingolato italiano. Mentre sulla parte rotata sono stati fatti, diciamo, esempi recenti, diciamo, la Centauro, il Freccia. La Germania, per esempio, esprime due aziende che producono carri. Cioè, quindi non una, due che fanno carri cingolati. Questo vuol dire che sicuramente nella dottrina e nell'industria tedesca, diciamo, l'idea del carro è sempre rimasto. Dall'altra, se io sommo i fatturati delle diverse divisioni barra industrie dell'elettronica in Germania, non arrivano al fatturato della divisione elettronica di Leonardo. Che se io sommo la divisione di Hensoldt, diciamo, tutto il fatturato di Hensoldt, il momento elettronica, nella nostra divisione più o meno sono finite, è inferiore al fatturato che esprime oggi Leonardo sulla sua divisione elettronica. Questo vuol dire che, diciamo, c'è sicuramente un'eccellenza sulla mobilità in Germania per la parte cingolata e c'è una bellissima eccellenza in Italia sulla parte elettronica. E questi sono due valori d'alto riconosciuti a livello europeo, perché credo che nessuno oggi, diciamo, non riesce, come dire, disconosce tali, diciamo, competenze e tecnologie. Dall'altra, diciamo, faccio un fatto, torno un po' sull'economia. Metale e Leonardo sono, e non va sottovalutato, le aziende che stanno guadagnando di più in borsa. Questo vuol dire che, diciamo, cioè, gli investitori oggi riconoscono nei portafogli tecnologici, nelle divisioni aziendali, nei piani strategici, come dire, dei luoghi dove la gente mette dei soldini e si aspetta un ritorno all'investimento. E quindi di nuovo, come dire, oggi le due aziende sono sicuramente due aziende che stanno interpretando nel migliore dei modi, come dire, anche il mercato dei capitali, che fa, come dire, è un segno di grande maturità delle industrie quando si vanno a confrontare non solo su tematiche, diciamo, di realizzazione di oggetti, ma su tematiche di posizionamento, di immagine, diciamo, politica, industriale, non solo a livello italiano, ma a livello europeo, perché chi investe non sono solo italiani, ma sono, diciamo, gli europei o cittadini del mondo. Quindi, diciamo, cosa sappiamo far meglio noi? È ovvio, sappiamo far bene i carri cingolati e, se devo dire, le punte eccellenze è proprio sulla mobilità dei carri cingolati. E se mi permetti, Lorenzo, dire cosa fa bene Leonardo, la parte elettronica, perché appunto solo sulla dimensione europea, diciamo, la esprime in modo fortissimo. Quindi, in generale, però, l'ho già detto prima, quali sono i requisiti dei carri futuri? Ovviamente carri che già guardano una grande connettività e quindi nuova elettronica, non sono più appunto delle monadi, ma sono dei nodi connessi in una rete di connessioni che scambia informazioni. Questo deve portare a costruire un percorso verso il carro futuro, che appunto non è più l'MGCS inteso nella dimensione franco-tedesca, ma probabilmente è una dimensione più europea, dove se l'Italia prima, vi ricordate quando c'erano le famose lettere in cui l'Italia entrava come osservatore di un programma, cioè uno spettatore di un film che veniva girato, probabilmente oggi o nei prossimi, diciamo, mesi, anni l'Italia sarà, diciamo, credo abbia o avrà un ruolo, diciamo, di primo piano. Bene, direi che il tempo è scaduto. Ringrazio l'ingegner Mariani e l'ingegner Ercolani per questo interessante dibattito e credo abbia chiarito un po' i punti sullo sviluppo delle nuove piattaforme corazzate. Concludo cambiando discorso per 30 secondi. Abbiamo cominciato questo dibattito, questo incontro stamattina, parlando anche di una questione culturale, no? Di come la difesa deve culturalmente essere recepita meglio a livello sociale. Beh, c'è una notizia recentissima della Germania, dalla Germania che riguarda proprio Rheinmetall AG. Per la prima volta una società del settore difesa, Rheinmetall AG, insomma, tedesca, è sponsor di una società di calcistica di Serie A. Allora, Champions il League, crossover Borussia, Champions League. Borussia Dortmund avrà sulla maglietta scritta Rheinmetall. Qualcuno se lo sarebbe potuto immaginare una cosa del genere solo fino a un anno fa o 6 mesi fa? Io credo di no. Quindi chi vuole biglietti a un prezzo, diciamo, Saremo tutti a chiedere gli calmierato. biglietti per la partita.
Molti saranno delusi dallo sponsor della Lazio che verrà fatto. Se vuoi. Ah, tu lo faresti. La notizia è anche quella. Grazie a tutti.